Ciao a tutte ragazzi, allora finalmente un nuovo video, questa volta sui prodotti bocciati. Per fortuna non sono tantissimi, ma è un periodo che non sto comprando praticamente niente di make-up se non l'indispensabile. Quindi per fortuna, diciamo, sto smaltendo i prodotti, diciamo, che già sto utilizzando da un po' di tempo. Comunque, iniziamo subito perché ho qualche prodottino, tipo qui dentro, che non tanto mi sono piaciuti. Allora, il primo, della quale veramente mi piange il cuore perché costa abbastanza, è il primer occhi della Too Faced, lo Shadow Insurance. Questo primer è famosissimo, da molti è stato paragonato al primer potion, c'è chi dice che sono uguali, c'è chi dice che è migliore del primer potion, c'è chi dice che il primer potion è migliore. Comunque, bando alle ciance, questo qui l'ho ordinato dall'America e ne ho ordinato uno per me e uno per voi. Oltre al fatto che mi è stato fermato in dogana e ho pagato 12 euro di dogana, facevo prima a comprarlo, ad ordinarlo qui. Comunque, a parte questo, mi fa le pieghe, ma non delle pieghe come tipo mi faceva quello di Essence, il primer di Essence, molto di più. Cioè, l'ombretto tutto sbiadito, tutte le pieghe, tutto il colore trasferito tipo sulle sopracciglia, non lo so, mi sono fatta tipo la tinta delle sopracciglia. Pessimo veramente. Allora, la prima volta che l'ho utilizzato pensavo fosse dovuto al fatto che io non lo avessi fatto asciugare come di dovere. Invece, le volte successive cosa ho fatto? Ho preferito, diciamo, mettere il primer, farlo asciugare, una volta asciugato passare anche un velo di fondotinta minerale per cercare appunto di rendere il primer e quindi l'ombretto successivamente più duraturo. Però il problema è stato uguale, è stato il medesimo, quindi no, cioè sinceramente non sprecate 16 euro per questo prodotto, più che altro compratevi il primer potion. Io adoro il primer potion, quindi non mi ha mai fatto nessun tipo di questo problema, quindi no, io sinceramente non ve lo consiglio. Spero che la ragazza che riceverà il primer potion nel mio prossimo giveaway non abbia appunto questi problemi. Poi altri prodotti che in realtà sono due, questo è stato bocciato anche da Marta un po' di tempo fa, sono due pennelli della collezione Coral di Neve Cosmetics. L'intero set a me è stato inviato appunto dalla Neve Cosmetics e l'ho ricevuto intorno al 27-28 di dicembre, quindi è già un bel po' che utilizzo questi prodotti. Allora, appena ho ricevuto il pacco, toccando i pennelli, ho detto, nì, solitamente appunto ho sentito parlare sempre benissimo dei pennelli di Neve Cosmetics, quindi ovviamente avevo delle aspettative molto alte. Si chiude la pressione. Allora, sul talloncino c'era scritto appunto che avevano colorato le setole e per render appunto così nere. Quindi i primi tipo tre lavaggi mi hanno scaricato tantissimo colore. Comunque il problema non è quello. Per quanto riguarda il kabuki, nonostante sia, diciamo, abbastanza fitto, io riesco comunque ad applicare il fondotinta minerale in maniera abbastanza buona. Il fatto è che, oltre a perdere ancora colore, nonostante io lo abbia lavato tantissime volte, ovviamente in 2 mesi, non è uniforme. Come diceva anche Marta, non è uniforme, quindi a me non mi piace il fatto che diventi così. Cioè, come voi lo toccate perde qualsiasi tipo di forma, guardate, cioè non mi piace. Io sinceramente, se proprio dovete comprare un kabuki di Neve Cosmetics, non comprate questo, comprate il classico flat bookie che è molto più famoso e apprezzato e promosso da tantissime youtuber, blogger e quant'altro. Quindi non comprate questo perché a me veramente non piace. Però quello che mi ha deluso veramente tanto di questo set è stato il pennellino da blush. Il pennellino da blush che io utilizzo ancora sia per il blush che per il contouring, perché è molto piccolino, quindi veramente facile da utilizzare. Oltre appunto a perdere ancora colore, vi faccio vedere, vediamo se la videocamera rende. Perde ancora peli. Quindi ecco qua. Cioè, ne perde, li perde durante il lavaggio, sono appunto tutti, ecco qua, cioè perde peli, e questi pennelli credo costino sulle 8,50 euro, quindi veramente non li comprate perché a me non piacciono. Poi altra cosa che mi ha fatto rimanere veramente basita, cioè io ho un set della Froline di tipo 18 pannelli pagato 12 euro che hanno preso miliardi di cazzotti a terra e non si è mai scheggiato. Questo qui evidentemente è caduto. E questo è quello che ne esce fuori. Cioè, praticamente è sbeccato. Non lo so, cioè, paga 8,50 euro un pennello.
almeno la qualità dovrebbe essere ottima. Comunque, a parte questo, cosa vi boccio più? Allora, una matita di Essence, che è questa, che ho comprato per il colore perché mi piaceva troppo, ed è la numero 20, Scream Green. Allora, non vi scrive, manco se vi uccidete, non scrive. Io ora di questa linea ho anche ad esempio questa qui bianca. È vero che comunque tutta questa linea non vi scrive particolarmente, però questa qui bianca scrive molto di più rispetto a questa verde, quindi anche se costa 9,99 non la comprate perché sono comunque soldi veramente sprecati. Poi altri prodottini di Essence, ho fatto un po' di giretti ultimamente su internet, su appunto su YouTube, vari blog, e tutti quanti hanno bocciato questi prodotti, che sono gli Stay All Day di Essence. Io ne ho due. Questo qui è di una vecchia collezione, della collezione natalizia dello scorso anno, ed era questo dorato, è diventato pietra perché non si preleva. La cosa che però mi ha meravigliato più di tutte è stato questo, perché l'ho comprato poco tempo fa, credo non siano passati neanche 2 mesi, 3 mesi penso, e l'ho utilizzato tipo 2 volte, 3 volte, e già niente, cioè ok, si è proprio pigiate, però si sente già al tatto che non è, cioè è veramente diventato durissimo. Molti dicevano di posizionarli così, cioè a testa in giù, per evitare appunto che diventassero così di marmo. Io faccio così, però nada, quindi penso che andranno buttati perché cioè non posso praticamente utilizzarli. Quindi costano 3,49 euro. Ora alcuni li hanno tolti anche dalla produzione e ne hanno aggiunti altri. Però non li comprate perché cioè veramente sono, non hanno proprio, cioè non vi durano veramente niente. Poi vi parlo di alcuni smaltini. Questi qui mi sono stati regalati da Mario. Voi direte che stronza, lui te li regala entro i bocci. No, allora qualche tempo fa è capitato in edicola e ha visto ovviamente questo giornale, questo mensile con appunto questi smalti, ce ne stavano 5 credo. Ora gli altri due sono conservati, vi faccio vedere questi 3 di questa marca, la Color Couture, detto in francese, vediamo se ve lo fa vedere. Comunque quello che ho utilizzato di più è stato questo, perché mi piace tantissimo il colore. Allora, questo qui, oltre a puzzare, perché puzzano di acquaraggio, cioè sono fatti veramente con acquaraggio, quindi tipo vi spaccano le unghie, non durano veramente niente. Se ne va via veramente come se fossero, non lo so, come se fosse tipo veramente con la Vinavil, cioè se ne va via subito. E poi hanno, credo, all'interno anche la formaldeide, io l'ho utilizzata 2 volte, e ogni volta devo stare con il balcone completamente spalancato, scusate le cadenze regionali, comunque spalancato, e mi viene un mal di testa atroce. Poi la cosa, diciamo, abbastanza spiacevole è il fatto che nonostante io poi appunto passi del tempo a far asciugare lo smalto, tipo dopo 2 giorni, il secondo giorno che io ce l'ho sulle unghie, sento ancora la puzza, quindi mi dà completamente fastidio. E poi appunto la durata è pessima, quindi non li comprate perché veramente non ne vale la pena. Poi ultimi 2 prodottini, come vedete non sono tantissimi i prodotti bocciati, sono 2 prodotti della Ocean. Allora, qui a Cosenza la Ocean non c'è, lo dico per chi mi chiede, e sono andata a quella a Corigliano, lo dico perché appunto le cosentine sapranno. E allora sono stata incuriosita dalla loro linea e quindi ho comprato 2 prodottini. Allora, la prima è questa, che è l'acqua micellare a spruzzino. Questa qui è appunto acqua struccante, effetto rinfrescante per tutti i tipi di pelle. Questa l'ho pagata 3 euro tondi, credo, sì. Come vedete già ne manca un bel po', l'ho utilizzata tipo 4-5 volte, non vi strucca, non strucca assolutamente niente. Io non sono una fanatica, una fan delle acque micellari, quindi no, questo mi ha leggermente bruciato gli occhi, ovviamente non vi strucca assolutamente niente. Io quel giorno avevo semplicemente un po' di mascara e un filo di matita nera, quindi nessun trucco particolarmente impegnativo. Nonostante questo non ha struccato niente, e il fatto è che non ha struccato neanche quel poco di fondotinta minerale che a fine giornata era rimasto.
Quindi è vero che anche questo costa 3 euro, però sempre per il principio che non vogliamo spendere soldi, buttare via soldi in tempo di crisi, non la comprate perché a me non è piaciuta per niente. Stesso discorso vale per lo struccante. Questo qui è struccante occhi, formula delicata. La Ocean fa sia quello così che quello bifasico, però non volevo un bifasico perché veramente non sopporto più i bifasici. E questo qui brucia, mi ha bruciato gli occhi, non strucca. Questo l'ho pagato 2,80 euro, penso. Quindi comunque entrambi i prodotti non superano le 3 euro. 150 ml, 6 mesi dalla scadenza, 11, diciamo abbastanza accettabile perché appunto non ci sono siliconi, però veramente non mi è piaciuto per niente, mi ha fatto bruciare gli occhi molto. Comunque, questi erano i miei prodotti bocciati, sembro una pazza scatenata in questo video. Comunque, niente, ci vediamo la prossima volta, magari consigliatemi anche voi dei prodotti che non devo assolutamente comprare. Io vi mando un bacione e ci vediamo la prossima volta.